Eccolo qui Danilo Toninelli, buongiorno. Com'è andata ieri allora? Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Ieri è stato un giorno certamente importante, ovviamente non possiamo parlare per la cortesia l'importanza del dialogo che c'è stato con il Presidente della Repubblica, però quello che è fondamentale, che abbiamo evidentemente riportato al Presidente della Repubblica, è il metodo che secondo noi può essere l'unico metodo, primo rispettoso del voto popolare di cambiamento del 4 marzo e secondo che può portare a casa un risultato. L'abbiamo chiamato contratto di governo, che cos'è? È una cosa molto semplice. Invece che creare delle maggioranze che appoggiano governi su posizionamenti interni, con i ministeri, con le poltrone, con dirigenze, però le poltrone vengono dopo. Insomma, l'avete presentati prima i ministri, però come vengono? Si parla di contenuti, quindi si vincono, sì. Ci si impegna a fare determinate cose che sono quelle che ci chiedono i cittadini, lotta alla corruzione, lotta alla povertà, lotta alla disoccupazione, che sono quelle che ci hanno dato i cittadini. I cittadini non accetterebbero mai governi ancora in vecchio stile governissimi o governi tecnici, perché il voto del 4 marzo ha detto basta con quei tipi di governi e questo stiamo cercando di fare. E a chi ci rivolgiamo? Agli unici due interlocutori nei confronti dei quali questo cambiamento di paradigma con contenuti prima a favore dei cittadini, prima degli interessi dei partiti che non devono più starci, sono la Lega da una parte e il Partito Democratico dall'altra. Allora, però la domanda è possibile che per voi Lega e PD pari sono? Allora, prima di tutto parlano i numeri. Il Movimento 5 Stelle con la Lega ha la più della maggioranza abbondante Camera e Senato. No, ma io non sto parlando di numeri, sto parlando di linea politica. No, lo so, però il Presidente della Repubblica chiede una maggioranza di parlamentari che deve dare la fiducia a un governo, una maggioranza fatta da numeri. Scusi il pragmatismo, ma da lì partiamo. Dall'altra parte rispondo alla sua domanda. La sua domanda è, la Lega è l'interlocutore nei confronti del quale ci sono possibilità di convergenze programmatiche che verificheremo dalla prossima settimana quando ci incontreremo per iniziare a scrivere quel contratto di governo. Il PD, che è stato sconfitto, ma lo dice evidentemente lo stesso PD, nelle elezioni del 4 marzo è stato sconfitto per che cosa? Per le politiche che ha portato avanti. Ha cambiato colui che queste politiche ha portato avanti, dalla riforma costituzionale alla riforma della pubblica amministrazione, con un altro segretario reggente, con il quale noi, che è Martina, con il quale noi abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza e nei cui confronti chiediamo un atto di responsabilità. Perché è un'opportunità che gli stiamo dando, perché loro hanno responsabilità del fallimento delle politiche di 5 anni e anche più portate avanti e di aver approvato una legge elettorale che ha creato questo stato di caos. Quindi lei si fida di Martina? Le piace Martina? Ma io in questo momento non parlerei di fiducia, io mi fido dell'impegno che una persona può prendersi e quell'impegno che Martina può prendersi è un impegno di cambiamento rispetto alle politiche che ha fatto il precedente governo avente come segretario Matteo Renzi. Ma noi ci rivolgiamo, e questo è fondamentale dirlo, ci rivolgiamo a tutto il Partito Democratico. L'ha detto anche Di Maio, anche se non avreste i numeri, se lo spaccate il Partito Democratico. Ma poi sinceramente io le dico in tutta sincerità, anche in tutta umanità, ma che cosa ci interessa spaccare questo o quest'altro? Questi sono giochi di potere della vecchia politica. A noi interessa la nuova politica fatta di contenuti a vantaggio della gente. Sì, è anche vero, ad esempio, sul Partito Democratico, però voi avete sempre indicato il Partito Democratico, non solo Renzi, come il partito dell'establishment. Volete fare la rivoluzione e il cambiamento e lo fate proprio con loro? Appunto, noi Partito Democratico chiediamo un cambiamento. Ma non ho detto che ce la facciamo. Da un punto di vista pratico, certo, ad esempio, certo. Voi il Jobs Act lo volete cambiare, immagino. Esatto. Il PD rivendica di aver approvato il Jobs Act, non solo Matteo Renzi, c'è un partito che ci ha lavorato sotto. Pensate che di potervi accontentare? Vabbè, io le posso anche dire che c'è un'anima del Partito Democratico che già alla fine della scorsa legislatura faceva proposte di modifica del Jobs Act. Però questo... A chi si riferisce? Insomma, no, ma non voglio dire... Io le dico questo. Quando noi vogliamo... l'abbiamo già fatto, ci siamo già seduti al tavolo, ci siamo già confrontati come capigruppo, io e Giulia Grillo con i capigruppo delle altre forze politiche, vogliamo continuare a farlo. Questo argomento che lei ha portato avanti, giustamente, è un argomento che noi utilizzeremo, che noi porteremo nel dibattito che avremo. Io spero, io sono convinto che il PD, che oggi dice no, non vogliamo parlare con il Movimento 5 Stelle, capirà in questo fine settimana, nei prossimi giorni, che non ha senso non parlare a chi ti dà l'opportunità di poterti riscattare
passare da un fallimento e dagli errori precedenti, perché lì non c'è più il paradigma di un capo che deve essere scelto, ma lì il capo sono i cittadini e la volontà del popolo ci dice di mettersi a un tavolo e prendersi una responsabilità. Le dico anche un'altra cosa. Scelto dalle primarie di maggio, sì, no? Ma no, io parlo dei cittadini del 4 di marzo, sì, noi ci hanno dato 11 milioni Aspetti, di voti. Le faccio vedere un video che ci sta girando molto. Allora, abbiamo un paio di cartoline per Toninelli, la prima dal passato, luglio 2013, un'intervista di Gianluigi Nuzzi a una personalità importante del movimento, Gian Roberto Casaleggio. Sentite che cosa diceva nel 2013 proprio riguardo al PD. Se Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe? Ma ho già detto di uscire dal movimento. Lei uscirebbe dal movimento? Oggi lo trovo impraticabile. Impraticabile. Per me il confronto sono i cittadini, l'opinione pubblica, il movimento. Ma magari uno, faccio un esempio, uno come Renzi rappresenta un mondo di cittadini, anche lui, no? Renzi rappresenta una corrente politica del Partito Democratico. Anche, però riempire anche lui le piazze di gente. Cioè anche quelli sono cittadini. Sono cittadini, ma in quanto cittadini valgono uno come tutti gli altri, non interessa politico, a me interessa l'opinione pubblica. Cosa risponde? Rispondo che sono pienamente d'accordo con Gian Roberto Casaleggio. Lui parlava del Partito Democratico di Renzi, che ha fatto politiche che sono state bocciate nel voto del 4 marzo. Noi ci stiamo interfacciando a un Partito Democratico a cui chiediamo di fare politiche differenti. Lo sa che ma lei il voto di Matteo Renzi lo vuole? Perché se ci sarà un governo... Ma non è una domanda, diciamo, interessante. Abbiamo con tutta serve per avere maggioranza, sia allora, il voto di Renzi, se il voto di Matteo Renzi serve Lotti per approvare delle leggi contro la corruzione, delle leggi che aiutano i nostri ragazzi che con la laurea se ne scappano all'estero, le dico benvenga al voto di Matteo Renzi, però sono i contenuti prima dei singoli che devono arrivare, è questo che ci chiede la gente. Però Di Maio dice che non vuole rinunciare alla poltrona di Premier. Allora, io penso che se ci fosse un governo con a capo persone differenti da chi ha vinto le elezioni, io penso che i cittadini si arrabbierebbero molto. Ma secondo lei, 11 milioni di italiani che hanno votato... Ma sono 11 milioni, non è la maggioranza, che hanno Se avessero votato il 51%, non staremmo io e lei qui a discutere, peccato, perché ma è simpatico, molto interessante anche la conversazione, però... No, ma è molto interessante davvero anche per me, perché si parla di tutti i nomi ex presidenti, di Cottarelli, di tutti esterni che non hanno preso un voto, e non si parla mai di chi ha preso il maggior numero di voti col rappresentante, il 32,5% di chi è andato a votare, che è Luigi Di Maio. Penso che si debba partire da lì, non quel voto, ripeto, ma è fondamentale. Il 4 marzo significa un voto di bocciatura di governi tecnici, governissime, governi di scopo. Questi vogliono governi, i cittadini vogliono governi di cambiamento. E chi e come si può non partire? Ma Salvini si propone leader come candidato premier del centrodestra perché ha vinto all'interno della sua coalizione, ma non ha preso il 32,5%. Io vorrei vedere Salvini col 32,5%, anche lui probabilmente chiederebbe una però premiership. Però c'è un tema di poltrone, comunque c'è comunque un tema di chi vuole portare avanti questo governo, tant'è che Di Maio rivendica per sé il ruolo di Presidente del Consiglio, anche sulla base appunto dei numeri, che sicuramente sono molto importanti. E dipendesse da lei, PD o c'è Lega? Ma se io dovessi partecipare, anzi parteciperò certamente ai tavoli per costruire questo contratto di governo scritto, firmato e vincolante per chi li prende, non c'è alcuna differenza. A me interessano i cittadini, non c'è alcuna differenza. Per me la cosa fondamentale è che ci siano convergenze programmatiche, lotta alla corruzione, povertà. Mi dice un punto fondamentale che non può non esserci, perché il reddito di cittadinanza non l'abbiamo più letto in questi Ma io giorni. Sinceramente per rispetto, no, il reddito di cittadinanza è molto importante. Quindi poi è il punto fondamentale? Ma la lotta alla povertà certamente è un punto fondamentale, penso che nessuna lotta alla disoccupazione. Poi però io voglio anche rispettare gli interlocutori politici della Lega e del PD e voglio parlare direttamente con loro di questi contenuti, delle priorità che abbiamo. Per esempio, da noi Centinaio ha detto pochi istanti fa la flat tax per noi è imprescindibile, quindi? Io le dico che se la flat tax, allora la flat tax da campagna elettorale della Lega è una cosa, 15%. La flat tax che ci presenterà la Lega che faremo, io sono più che convinto che sarà una cosa differente, e se sarà costituzionale e se aiuterà anche i poveri, non sarà vantaggio principalmente del ceto ricco, noi ne discuteremo.
Quindi che soglia immagina di tassa unica? Ma no, allora, nel dettaglio, ma io per far capire anche chi ci segue che cosa significa fare il contratto, non è che vanno i rappresentanti politici e basta, noi avremo anche al fianco giuristi, economisti, fiscalisti, tutte quelle unità scientifiche, chiamiamole così, che declinano pratico nei tempi e nei modi e quindi le procedure per l'attuazione dei programmi che le parti politiche, in cui le parti politiche convergono. È una cosa che non si è mai vista ed è bellissima secondo me, perché diremo ai cittadini: signori miei, qua c'è scritto questo, questo e questo, sono 50 punti, noi cercheremo di realizzare questi, poi per altre cose emergenziali ci mancherebbe altro, ma su queste noi ci vincoliamo e faremo quanto c'è scritto. In realtà lei ha mai visto un governo che si presentava dicendo che cosa avrebbe fatto? Beh, per loro l'importante programmi. I programmi erano aria fritta la maggior parte delle volte, per loro importante e la loro dialettica era una dialettica di poltrona, di posizionamento, di spartizione. Qua è una dialettica che ha al centro i cittadini ed è un cambiamento della cultura politica. Un'altra cartolina, Travaglio. Allora, Travaglio, per la regia numero 20, intervistato un paio di settimane fa da Lucia Annunziata a In Mezz'ora in Più, sentite che cosa diceva riguardo alla possibilità del Movimento 5 Stelle insieme al centrodestra. Ci mancherebbe, sarebbe l'evento del secolo se i 5 Stelle si mettessero con Berlusconi. E il PD ci ha fatto due governi, due riforme elettorali incostituzionali e una legge costituzionale bocciata dagli elettori. Ma voglio dire, i 5 Stelle li hanno presi in giro per 5 anni, se adesso facessero la stessa cosa dovrebbero barricarsi in casa e forse non gli basterebbe nemmeno per salvare la pelle. Guardi che la Lega non rinuncia a Forza Italia. Allora, noi alla Lega diciamo una cosa molto semplice. Diciamo alla Lega: vuoi tenere ferme le lancette dell'orologio e non fare andare avanti l'Italia rispettando il voto del 4 marzo, perché ti vincoli a Silvio Berlusconi, che evidentemente la storia, non voglio parlare dei suoi problemi giudiziari, ma la storia dei 20 anni in cui ha governato l'Italia è la prova provata che non ha migliorato la qualità della vita degli italiani? O vuoi mettere insieme con il Movimento 5 Stelle un programma di governo di cambiamento con al centro la qualità della vita dei cittadini? La palla ora passa alla Lega. Ecco, però in questo studio, rispetto anche all'alleanza con una destra importante, nel senso che è una destra vera, una destra alleata della Le Pen, spesso ne ascoltiamo molti simpatizzanti, elettori del Movimento 5 Stelle, uno era Don Farinella pochi minuti fa, lo stesso Giannulli. Se il Movimento 5 Stelle va con la Lega, io non mi ci ritrovo più. Allora, io rispetto veramente tutte le opinioni. Dice Travaglio, vi inseguono con Forconi poi. Io penso che ci inseguiranno con i forconi se si creasse un governo in stile tecnico, un governo di scopo, un governo fatto per fare una legge elettorale, ma stiamo scherzando. Ma con un italiano su quattro che movimento fa fatica ad arrivare alla fine del mese, accetterebbero? Assolutamente no. Io invece dico che la responsabilità, la prima cosa che le dico è che se c'è una forza politica che ha convenienza ad andare al voto subito è il Movimento 5 Stelle, e mi pare abbastanza chiaro. Ma non vogliamo farlo, non vogliamo farlo, ci vogliamo assumere la responsabilità, te le dico anche da altri, perché noi la legge elettorale come questa non l'abbiamo votata, sapevamo che avrebbe creato questo caos, ma questa responsabilità ce l'assumiamo seriamente. Un'altra cosa fondamentale, che noi ci interfacciamo alla Lega e al PD con la stessa sincerità, non perché ci hanno addebitato di fare un approccio al PD per cercare di convincere la Lega o spaventare la Lega, non è nel nostro DNA, i nostri due interlocutori sono questi per ovvi motivi, sono uno alternativo all'altro, ma colui col quale avremo la giusta convergenza programmatica nel vantaggio della vita dei cittadini sarà colui con cui faremo il governo. Ecco, però se andate, se fate un governo con la Lega, comunque ad esempio sull'immigrazione, la Lega chiederà, l'altro punto imprescindibile che diceva Centinaio è appunto sulla sicurezza, l'immigrazione, le mani forti, i respingimenti. Ha visto cosa è successo al confine con Ventimiglia, Bardonecchia, la donna girava un video, certo, abbiamo detto certo. Farvelo vedere, una donna incinta buttata giù dai treni dalla polizia francese, come la mettiamo? Io la metto che sull'immigrazione, ad esempio, è d'accordo con la Lega? Io sono molto fiducioso che si possano essere veramente dei punti di contatto. Anche sono con molto, Salvini, molto. Perché quindi un conto è la dichiarazione pubblica, un conto è il parlare al proprio elettorato, un conto è. Ma sai perché glielo dico? Perché io mi sono confrontato con le altre forze politiche per eleggere i presidenti di Camera e Senato. L'abbiamo fatto in 24 ore. Abbiamo votato noi una candidata di Forza Italia e gli altri, non Forza Italia, ha votato un nostro candidato che è Roberto Fico alla Camera. Non era per niente scontato. Questo glielo
lo dico perché quando ci si siede a un tavolo e si parla di temi, anche forze politiche tra loro diverse possono dialogare e trovare dei punti di contatto. Ecco, guarda, in questo momento sta parlando Toti a Circo Massimo e dice: tornare al voto subito sarebbe scellerato, possibile un accordo minimo con il Movimento 5 Stelle. Una figura come Toti, una Forza Italia con Toti che la guida in qualche modo, le piacerebbe? Il problema è solo Berlusconi o Forza Italia? Le devo rispondere come le ho risposto prima. L'interlocutore è la Lega e il PD e ci interessano i contenuti. Quindi Forza Italia, anche se rinuncia a Berlusconi, lei i voti di Forza Italia non li vuole? Ma io le rispondo molto chiaramente. Forza Italia è Berlusconi. E io penso che in questo momento potrebbero fare anche un grande sforzo di responsabilità e permettere a Salvini di fare un governo di cambiamento con il Movimento 5 Stelle. Perché questo è... ma ovviamente la palla è a Salvini. In che senso? Permettere a Salvini, cioè nel Toti gli dice possibile un accordo, ma io le rispondo con una domanda: ma secondo lei c'è una coalizione di centrodestra? Avevano candidati premier diversi, programmi diversi, si sono presentati dal Presidente della Repubblica con tre delegazioni diverse, cioè uno dice che vuole fare Salvini il governo con i 5 Stelle, Berlusconi dice mai con i 5 Stelle, cioè è una domanda che non esiste, quella di Forza Italia, quello di presentarsi diviso, infatti lo abbiamo sottolineato anche agli esponenti qui, si dicevano tante cose però, no Stenio? Sì, anche perché insomma, se vorranno davvero incontrare la Lega, forse anche loro potrebbero ricordarsi quanto gli esponenti del 5 Stelle hanno detto alla Lega in questi anni. Ve lo ricordiamo noi intanto. La Lega ci deve solo ridare i soldi, 180 milioni di euro che si è fottuta dei rimborsi elettorali. In Piemonte in 3 anni e mezzo la Lega non ha fatto una bonifica. 63 milioni di euro della Padania, 6 milioni di vitalizi, le mutande verdi di Cota. Abbiano almeno la decenza di restituire i soldi prima di urlare al complotto. Alessandro che è venuto da Roma per dire anche lui fuori dai... I leghisti, dai negri, come li chiamano loro, si sono comprati con i soldi nostri lauree, diamanti e lingotti d'oro. Salvini è parte del declino di questo paese. Salvini. Oggi Salvini dovunque sta in televisione, la faccia nuova, ma nuova di che? Salvini non può pensare di lavarsi la coscienza cercando alleanze col Movimento 5 Stelle. Lavora come cronista nella Padania, quel giornale che si è intascato / rubato tutti i soldi dei rimborsi di finanziamento pubblico all'editoria. C'è un problema di base che forse Salvini non conosce, d'altronde frequenta poco gli ambienti dove si lavora. Salvini 2006 al Parlamento Europeo e si sceglie come collaboratore un tal Franco Bossi, parente, ovvio, il fratello di Umberto. Ma è uno che ha fatto parte dell'establishment per 7-8 anni, ha preso i soldi, se li spartisce li prende ancora. È importante attaccare il nemico, perché di nemico si tratta. Vi metterete l'anima in pace sulla possibilità di accordi o inciuci tra Movimento 5 Stelle e Lega. Toninelli. Ma l'unico modo per superare, allora, la conseguenza di questo video sarebbe, ma signori miei, andiamo al voto e cerchiamo di ottenere il 51%, ma io penso che il nostro senso di responsabilità ci dica che qua bisogna fare un governo che rispetti il voto popolare, che è un governo di cambiamento che faccia partire la Terza Repubblica dei cittadini. Quindi ha cambiato idea? Sai qual è? No, sa qual è? Sbagliavano loro prima? No, è ovvio che ci siano stati dei problemi, ma sa qual è l'unico modo per superare questa cosa? È mettere nero su bianco i programmi per realizzare quanto i cittadini ci hanno detto. È lì, se metti il focus sulle cose da fare e non sugli interessi dei partiti, che sono quello di cui si parlava in questo servizio, quindi, hai risolto tutto. E comunque un punto è lotta alla povertà, quindi reddito di cittadinanza, imprescindibile per certamente, voi. Però le ripeto... Ma lo ripetete, quindi reddito di cittadinanza è imprescindibile? Ma allora, posso dirle anche che nel contratto alla tedesca, quello che è stato fatto a febbraio di quest'anno, è fatto di 180 pagine. Magari ne faremo qualcuna di meno, però non mi faccia dire che noi vogliamo solo ed esclusivamente questo, perché se no rispondo, non pensi che il 50% dei cittadini del sud Italia siano votato solo per questo, perché non ci hanno votato solo per il reddito di cittadinanza. Peraltro, ovviamente. Insomma, il tema di ci sarà tanto altro. Un grande tema interessante, un ultimo flash, lei che è esperto di legge elettorale, pensa anche che sia possibile fare un'intesa solo per cambiare la legge elettorale e tornare al voto, in caso a che legge elettorale pensa? No, io il voto del 4 marzo non è un voto che fa un governo di scopo, e di scopo significa la legge elettorale, ma ce ne guardiamo totalmente dal fare questo. Il governo deve fare le cose che gli italiani ci chiedono e loro devono avere la quotidianità migliorata. Questo è l'obiettivo nostro adesso. Grazie a Danilo Toninelli per essere stato con noi, grazie. Per averci chiarito un po' di cose, grazie, anche sugli incontri passati, presenti e futuri.